Nei confronti delle classi più deboli e più disagiate in questo momento, che sono appunto disoccupati e la piccola e media impresa. In ogni caso, per quanto riguarda le modalità di pagamento, ovviamente il piano di riequilibrio prevede un obbligo cronologico, per cui i crediti andranno pagati sulla scorta della cronologia. Tenuto conto che che sarebbe invece opportuno, appunto come diceva prima il precedente candidato, di dare ossigeno alla piccola e media impresa che in questo momento appunto parecchio in affanno, si potrebbe prevedere una sorta di transazione, ad esempio con l'Enel, pagando la sorte capitale e non la quota interessi, perché mi pare che sul punto c'era già stata una transazione che poi però era stata risoluta perché non era stata adempiuta. Quindi principalmente si opererà in questa direzione. E poi il piano di riequilibrio rimodulato va necessariamente finalizzato a una riduzione degli sprechi, perché una contrazione della spesa è soprattutto finalizzata a ridurre gli sprechi, evitando che appunto la contrazione della spesa vada poi a invece a incidere sulle classi meno abbienti che vedrebbero sicuramente Invito a concludere. si vedrebbero uscire dalla finestra ciò che entra dal portone, ecco, per parlare in parole semplici. Grazie, ora tocca a Giovanni Giordanello. Prego. Allora, partiamo innanzitutto dal punto di partenza di questa situazione. Noi siamo partiti al Comune di Modica da una situazione che era di dissesto. Lo strumento che è stato utilizzato è stato quello appunto del piano di riequilibrio, con il quale al 31 dicembre del 2012 era previsto un debito complessivo del Comune, 30 recuperati, 38 rimasti, di cui 27 di disavanzo di amministrazione e 11 di debiti appunto fuori bilancio. In sede di bilancio, ora l'ultimo che è stato approvato consuntivo 2012, in realtà abbiamo già avuto un'altra espansione della manovra finanziaria, perché in realtà il disavanzo di amministrazione, quello che era il debito consolidato dagli anni dal Comune di Modica, non è 27 ma 24. Cosa è accaduto? Secondo passaggio, e questi sono numeri naturalmente certi e acclarati dai bilanci, secondo passaggio, non è, il piano di riequilibrio non è assolutamente fermo perché è in corso di esame da parte della sottocommissione ministeriale, che peraltro naturalmente ha richiesto documentazione integrativa che non è assolutamente preoccupante ma conferma quella che è la bontà del piano. Terzo punto, per quanto riguarda i 40 milioni che sono arrivati, è chiaro che questi 40 milioni, vero è che costituiscono un indebitamento, ma costituiscono un indebitamento che ci consente di allungare a 30 anni anziché in 10 quei 40 milioni che avremmo dovuto pagare rispettando il piano di riequilibrio. Cosa significa questo? Significa riacquistare spazi di manovra finanziaria, peraltro su una direttiva che è già stata impartita da questa amministrazione. Quest'assessore l'8 di marzo, con una delibera, un atto di indirizzo della Giunta, ha previsto che ogni plusvalenza che riusciamo a realizzare rispetto alle previsioni del piano